Allora, questa sera lezione su una cosa che interessa molti e che è molto importante, la testa. La mia lezione vuole essere però una cosa un po' particolare. Adesso la spieghiamo. Intanto facciamo un piccolo preambolo di presentazione, anche perché non tutte le persone che magari sono collegate in questo momento mi conoscono. Io sono Riccardo Martinelli, insegno alla Scuola di Arti Applicate del Castello Sforzesco di Milano. La scuola sta facendo da molto tempo, da diverse settimane, ormai mesi, queste lezioni gratuite. Due al giorno, una per i ragazzi alle 16 e una invece alle 18:30 più per adulti. Poi in realtà sono interscambiabili spesso e volentieri, nel senso che i contenuti sono sempre molto interessanti, per cui a volte si trovano cose che possono piacere anche agli adulti nella versione per kids. Per espletare tutte le cose da dire prima di partire, ci sono appunto in archivio una serie di lezioni, molte ormai lezioni, che potete rivedere. Sono sia sulla pagina Facebook della Scuola del Castello, nell'archivio potete trovare tutte le lezioni fatte fino a questo punto. Peraltro ne trovate anche una mia sulla mano, sugli schemi di base per disegnare la mano, e tre sul disegno con la penna sfera. Disegno con la penna sfera che peraltro sarà presto un corso specifico. Dal 27 di maggio ci sarà questo corso di 6 lezioni, potete trovare tutte le informazioni sul sito internet della Scuola del Castello Sforzesco. Peraltro in questo momento il corso è a un prezzo scontato di promozionale, per cui solo 60 euro per 6 lezioni. Il corso sarà sulla penna sfera e anche sul disegno, nel senso che io utilizzo la penna sfera come strumento principe per fare poi un discorso abbastanza ampio che arriva anche a parlare di tecniche miste, per cui si arriva anche alla pittura, non solo al disegno. Comunque, appunto, se andate a guardare sul sito della Scuola del Castello trovate tutte le informazioni. Adesso mi sembra, Federico, abbiamo detto tutto quello che dovevamo prima di partire, giusto? Ti mando i primi saluti che sono arrivati. D'accordo. Allora, saluti a tutti, buona serata, grazie per essere qui. Scusate ancora per il ritardo. Prima di cominciare proprio, di andare sul vivo, un'ultima cosa tecnica. Se volete disegnare con me, fatelo, anzi vi invito perché comunque il percorso che vi propongo questa sera è da sperimentare, per cui comunque vi consiglio di disegnare con me questi schemi per apprenderli, per sperimentarli, eccetera, eccetera. Poi potete postare il risultato alla fine della diretta nella chat del video e eventualmente per sapere se fanno bene, se ci sono cose che potete migliorare e poi eventualmente anche lavori proprio che andate a fare. Utilizzando, applicando gli schemi che vi farò vedere, se me li postate mi fa piacere. Se avete delle domande, eccetera, eccetera. Quindi questa cosa la potete fare, una volta finita la diretta. Io in questo momento purtroppo non riesco a seguire i messaggi. Se ci sono delle cose, poi Federico magari me lo dice. Se ci sono delle domande, comunque voi fatele, per cui poi cerchiamo di rispondere a tutti quanti. Allora, stavo dicendo, questa lezione sulla testa, come la voglio gestire? E innanzitutto questa è una lezione che io ho pensato in base, diciamo, a un percorso che è quello della figura dal vero.
La figura dal vero in questo momento non la si può fare perché, appunto, sappiamo, non, per il Covid siamo costretti a non andare a scuola, nelle aule, eccetera, eccetera. Quindi, per ora, per un po' di tempo, questa cosa non sarà possibile, no? Lavorare direttamente in aula con la modella, col modello, eccetera, eccetera. Prepararsi però a tornare a lavorare dal vero, cosa che è sempre la cosa migliore, lavorare dal vero, anche se fate una mela, anche se fate una natura morta, sempre comunque lavorare dal vero che da reference fotografiche. Quando si lavora dal vero, nella figura ci sono una serie di difficoltà legate proprio alla complessità della figura. Io ho pensato a una serie di lezioni che poi un giorno chissà potrebbero anche diventare un mini corso di propedeutica alla figura, una serie di lezioni proprio per scandagliare, cercare dei sistemi, appunto degli schemi che ci aiutano a osservare prima che disegnare e poi anche a disegnare queste parti difficoltose che possono essere appunto le mani, i piedi, la testa in primis. Poi ovviamente la testa può anche essere collegata a un discorso di ritratto, però non è la mia materia in questo momento. Io mi occupo, diciamo, della struttura, cerco di occuparmi della struttura. Gli schemi che vi andrò a far vedere questa sera, quindi io non li intendo come degli schemi fissi, assolutamente rigidi, ma come degli strumenti che ci servono, degli strumenti elastici per poter imparare a vedere correttamente quello che vogliamo andare a rappresentare. Allora, prima di tutto vi voglio mostrare una cosa. Allora, partiamo da qui. Partiamo dalla struttura. Noi sappiamo che il nostro corpo è fatto da tante cose, muscoli, tendini, eccetera, eccetera, e soprattutto da una struttura ossea, che è quella, diciamo, che ci dà l'impalcatura, no? Su cui si muove tutto il resto. Ora, questa struttura. Ciao a tutti, ciao Luca, ciao Matteo, ciao Clo. Gio, scusa. Scusa, Gio. Allora. Matteo, oggi siete fatte riguardo ai corsi, magari dopo ieri Magari sera. sì, magari dopo gli rispondiamo proprio su questo. Allora, stiamo dicendo come si dice? La struttura, no? Per disegnare, ovviamente dipende da che livello si vuol raggiungere e da come lo si vuol fare. Ci sono vari gradi, ovviamente. Conoscere l'anatomia, quindi il nome di tutte le ossa, dove sono collocate, eccetera, eccetera, può essere sicuramente una cosa utile, ma non è indispensabile. Però ecco, vi faccio vedere questa tavola della struttura ossea del cranio perché dobbiamo comunque imparare a intravederlo. Noi la struttura ossea in un volto la vediamo, è percepibile molto molto chiaramente. Se guardate qualcuno che è in stanza con voi oppure in una foto di qualcuno, questa struttura la vedete. Le orbite, gli zigomi, i processi zigomatici e soprattutto i volumi, no? Le masse. È molto molto importante riuscire a capire, prima di partire con uno schema vero e proprio, che ci sono delle masse specifiche. Una, quella appunto facciale, che è quella della maschera, dove stanno collocati i tratti, e poi la massa cranica, che è, se vogliamo, nella struttura della testa, è la parte più grande. Normalmente, quando si comincia a disegnare, si tende quasi a non fare, quasi a escluderla. Allora, questi sono un paio. Ah,
Premessa, ci sono tantissimi modi di arrivare a uno schema. Peraltro, nella sigla iniziale di questo video avrete visto una serie di immagini, sia di schizzi di grandi artisti che sono passati, sia i primissimi studi, per esempio, di Leonardo sui rapporti fra i lineamenti e fra appunto le varie parti del corpo, della testa, eccetera, eccetera. Se ci pensate, quello è stato il primo vero momento in cui c'è stata una riflessione su questo punto. E nel 400, nel 500, durante il Rinascimento, c'è stata proprio una ricerca approfondita. Poi, piano piano, si è vissuto su, diciamo, questi studi, e solo nello scorso secolo si è tornati veramente a lavorare molto su questi schemi, su come si disegna un volto, una testa, un corpo, eccetera, eccetera, perché è arrivata l'esigenza della pubblicità. Cioè, è arrivata l'illustrazione e quindi molti grandi illustratori, soprattutto gli americani, hanno cominciato a cercare di trovare degli schemi e dei riferimenti che fossero affidabili sempre. Allora, ripeto, nel nostro caso non arriviamo a questo livello di precisione, ma lo schema, come vi dicevo, lo useremo in modo elastico, come un metodo di scansione dello sguardo prima ancora che del disegno. Allora, in questa tavola che c'è in questo momento, ci sono per esempio due modi per arrivare a definire lo spazio dell'ovale che racchiuderà il nostro volto frontale. Vedete, sono due diversi. Uno è un pochettino più complicato, è quello che si trova per esempio nei libri di anatomia dell'Accademia, l'altro è quello che seguiremo noi ed è un pochettino più semplificato. Allora, io adesso vi faccio vedere velocemente i passaggi già fatti, dopodiché andremo a farlo insieme e vi illustrerò per bene il metodo da seguire. Il metodo, come potete vedere già da questo schema, è abbastanza semplice. Si parte da una croce. Questo è uno schema, diciamo, del volto frontale, per cui mi interessa, lo farò anche in modo un po' veloce, poi magari ci saranno corsi e altre lezioni per approfondire. Mi interessa questo schema soprattutto per un discorso: il rapporto fra i vari lineamenti all'interno del volto. Vedrete che questa è una cosa che ci servirà anche poi nel seguente schema che faremo. Vedete, questi sono i passaggi successivi. Adesso non state a pensarci più di tanto, ve li faccio vedere velocemente in sequenza e poi adesso facciamo il lavoro insieme, disegnando insieme. Allora, torniamo sul tavolo. Allora, lo schema che vi ho appena fatto vedere velocemente in questa sequenza di immagini è uno schema che potete trovare sui libri di Hogarth, che è uno di questi illustratori che negli anni 50 hanno appunto cercato di stabilire degli schemi e dei riferimenti affidabili, precisi per lavorare in velocità e sicurezza. Questi schemi però a noi servono anche per l'approccio sul disegno dal vero, servono moltissimo perché quando io vado a disegnare dal vero, una delle più grosse difficoltà che ho è riuscire a mettere insieme tante cose che vedo nella figura umana, che è complessissima, e devo riuscire quindi a sintetizzare, a partire da una sintesi. Quindi ho bisogno appunto di uno schema che, come vi dicevo, lo devo prima cercare sul modello e poi nel disegno. Comunque, per fare i passaggi che avete appena visto velocemente
su, diciamo, in video. Adesso partiamo proprio dall'inizio, quindi mi potete seguire anche voi durante questa spiegazione disegnando. La cosa che vi consiglio di fare è di ogni passaggio disegnarlo di volta in volta, senza, diciamo, fare un unico disegno, ma fare i vari passaggi in maniera che in questo modo vi rimane uno storico da poter riguardare. Allora, la primissima cosa, io fra l'altro, dato che sono uno che lavora tanto con la penna a sfera, lavorerò proprio con la penna a sfera, per cui farò il disegno con varie penne di colore diverso. Voi potete lavorare tranquillamente con la matita o con le penne se vi fa piacere farlo. Allora, la prima cosa che dobbiamo imparare nel frontale è come fare un ovale delle giuste proporzioni. Se avete delle domande, ovviamente me le potete fare scrivendo al lato del video e noi Federico me le dice e io vi rispondo. Allora, la prima cosa in assoluto è partire da questa croce che avete visto all'inizio. Ma la croce, che proporzioni ha? Ora c'ho pure il filo della webcam che si è mosso. Allora, l'ovale che noi che dobbiamo avere, ha questo tipo di proporzioni. Il braccio della croce, quindi se io per esempio A, B, questo. Angela chiede se è una caratteristica da usare e anche se è una matita ideale. Non ho capito, scusa, se c'è una matematica ideale? Ah, io sto usando della carta da disegno molto, molto normale, molto da schizzo, carta da schizzo, però potete usare veramente qualsiasi tipo di carta avete a disposizione, non c'è assolutamente problema. Magari ecco, non usate. Allora, matita potete usare una matita dura, per cui un H, una 2H, qualcosa del genere, per fare, diciamo, la struttura, e poi una B o una 2B per andare a definire i tratti, in maniera che così fate un disegno chiaro, con appunto due gamme, una gamma di toni diversi, di segni anche diversi. Stavamo dicendo, la nostra croce per arrivare a fare l'ovale delle giuste proporzioni, il braccio della mia croce, quindi quello che va, il tratto che va da A a B, questo, è un terzo della riga della croce verticale, per cui ci sta 3 volte. Per cui vedete, questo è 1, questo è 2 e questo è 3. Dove ognuno di questi segmenti è grande uguale al braccio, è uguale a questo. Ecco, se riusciamo a partire con una croce che ha queste dimensioni, noi partiamo con un ovale, cioè riusciamo a realizzare un ovale che è giusto per i nostri scopi. Quindi cominciate a fare questo primo passaggio, poi quando avete fatto questo primo passaggio, magari vi siete segnati questi elementi, lo rifacciamo, questa volta magari cercando di
non andare ad appesantire con i numeri, le lettere, eccetera, eccetera. Rifacciamo questa croce e questa volta facciamo l'ovale. Allora, per ottenere un ovale giusto per le nostre esigenze, l'ideale è, se lo vogliamo fare a compasso, per esempio, fare una cosa molto molto precisa, sono due cerchi che si intersecano, no? Avete visto ve lo faccio rivedere. Vedete, non so se si vede bene, sono due cerchi che si intersecano praticamente nel fulcro l'uno dell'altro. Noi lo facciamo a mano perché ormai sappiamo disegnare. L'importante è che questo ovale sia un po' appunto abbondante come curva. Non deve essere un'ellisse stretta, perché la testa non è fatta come un limone. Quello che vorrei sottolineare in questo momento è che l'ovale che stiamo facendo non è la testa, non è il volto, ma è lo spazio di lavoro nel quale ci sarà la mia testa, ci sarà il mio volto. Non è che questa appunto è la forma della testa e gli orecchi sono attaccati fuori da questo ovale, mi raccomando. Le orecchie saranno dentro l'ovale, come anche per esempio la parte bassa dell'ovale si andrà a stringere, vedrete, vedrete nei prossimi passaggi. Allora, fatto questo secondo passaggio, adesso noi andiamo a fare e quello successivo, per cui la nostra croce con le stesse proporzioni, per cui il braccio sta tre volte nella parte verticale della nostra croce, l'ovale che abbiamo detto è abbastanza abbondante, abbastanza. Poi, allora all'inizio, se non avete mai fatto cose di questo tipo, avrete delle difficoltà a fare tutto, diciamo, con le giuste proporzioni, precisione, eccetera, eccetera. Poi, in realtà, questo schema, per come lo uso io, per come si usa, per esempio, nel disegno di schizzo, di figura, eccetera, eccetera, diventerà una cosa molto veloce. Non sarà più una cosa estremamente raffinata e precisa, eccetera, eccetera. Quello lo fa l'illustratore perché ha bisogno di fare un volto, una forma estremamente precisa secondo la propria idea di fantasia. Chi lavora dal vero usa lo schema per appunto imparare a vedere quello che ha di fronte e a gestirlo. Per cui allora, una volta che siamo arrivati a questo passaggio, cominciamo ad andare a cercare dove stanno i vari tratti. Per trovare i vari tratti, dobbiamo cominciare a dividere questa struttura. Innanzitutto, noi abbiamo visto con la croce e l'ovale già abbiamo un riferimento importante, cioè la metà di questo ovale. Sulla metà di questo ovale, appeso alla metà di questo ovale sta l'occhio, però l'occhio a livello orizzontale come si trova? Si trova dividendo questa linea centrale in 5 parti uguali, più o meno uguali. Cinque, lo segniamo qua, 5 parti uguali. Come
molti di voi avranno notato, lo spazio che c'è fra un occhio e l'altro normalmente è sempre la larghezza di un occhio. Poi, vabbè, io devo verificare perché la morfologia umana può cambiare. Domanda. Domanda. Viene Luca del braccio orizzontale, ma nel punto di mezzo di quello verticale. Esatto, sì, perché è una croce precisa, per cui i due tratti si intersecano esattamente al centro l'uno dell'altro. Allora, dicevamo, qua a questa altezza più o meno ho l'occhio che sta appeso più che sopra l'orizzonte della mia. Io adesso lo traccio vagamente come forma, non lo voglio definire più di tanto, però voglio che qua si capisca che ho gli occhi. Passando successivo, e a questo punto di nuovo io parto, faccio di nuovo la mia croce. Come vi dicevo, è un bene fare questo, cioè ripetere costantemente questa cosa, perché innanzitutto mi pratichisco e poi mi resta un foglio con gli appunti dove ritrovo il procedimento la prossima volta che voglio provare a farlo da solo. Quindi abbiamo detto, qua abbiamo gli occhi. Adesso andiamo a trovare gli altri. Gli altri elementi di questo volto. Allora, devo andare a dividere la metà inferiore del mio ovale, questo, in due parti uguali. Ecco, qua, in questo modo. Si vede chiaramente, avvicino un po'. Quindi la parte inferiore del mio ovale l'ho divisa in due parti uguali. Dalla punta interna dell'occhio, dove normalmente avremo il lacrimario, io traccio delle rette che scendono verticalmente e vanno a intersecarsi con questa che abbiamo trovato, dividendo in due la metà inferiore del nostro ovale. Ecco, noi abbiamo appena trovato dove si colloca la base del naso. Domanda. È Angela che chiede se la grandezza degli occhi si definisce già in questa fase con un ulteriore ovale. Allora, l'occhio, vedi, io Angela l'ho definito con una sorta di lunetta. Una cosa importante quando si lavora nel disegno di figura, di ritratto, eccetera, eccetera, è cercare di non seguire quella, come si può definire, quella pulsione a voler disegnare i tratti come qualcosa di estremamente definito. Allora, ti faccio un esempio, facciamo una piccola parentesi. So che magari per alcuni sarà prematuro, ma mentre per altri magari è una cosa scontatissima, però io devo calcolare che fra di voi ci sia un po' una certa varietà di esigenze, per cui chi è più avanti, chi è già queste cose le fa normalmente, abbia un attimo di pazienza. Allora, io quando vado a disegnare, per esempio, un occhio, all'inizio, se non, come si dice,
cerco di disegnare la forma dell'occhio così. Tutto come fosse, no, una sola linea, molto definito. In realtà un occhio è composto di elementi, diciamo, fisici. Per esempio, c'è il bulbo oculare che è una sfera. C'è la pupilla che anche lei è la pupilla, l'iride che comunque è un cerchio, però è una cupoletta per cui ha la sua, diciamo, consistenza, il suo volume, eccetera, eccetera. In più ha il suo colore, la lucidità e quello che volete. Quindi tutti questi elementi vanno a creare qualcosa che non è estremamente definito come noi ce lo possiamo immaginare. Anche la palpebra, per esempio, la palpebra di sopra fa un'ombra in questa cosa, per cui io qua ho un tipo di volume. Qui di sotto invece, per esempio, ho della luce, per cui quando vado a disegnare un tratto, un elemento, non cerco di disegnarlo con delle linee precise, a meno che non sia un fumettista e ho bisogno di lavorare sulla sintesi. Ma se sto facendo un disegno realistico, non faccio questo, cerco di fare, anzi, lo faccio ancora più schizzato, proprio vado a cercarmi le ombre, vado a cercarmi le luci. Questo però è un lavoro un pochino più avanti dello schema. Vedete come si arriva a lavorare, a trovare, diciamo, la verosimiglianza come si dice, nel tono, nel tratto, senza andare a definire per forza tutto con delle linee precise. Comunque, per tornare alla domanda di partenza, io posso nello schema che ho appena cominciato a fare, vedete, posso anche accennare semplicemente come ho fatto in questo modo qui degli occhi, dove magari cerco di accennare solo la lunetta di sopra, per non fare proprio il robot. Allora, dicevamo, abbiamo trovato dove si trova la base del naso e quindi comincio magari anche qui a definire un pochino il tratto. Poi tutti i particolari, perché dovremo parlare anche di tanti aspetti, non so, qua per esempio abbiamo il ponte del naso, abbiamo l'arco sopraccigliare, però in questo momento lasciamo un pochino indietro tutto quello che è il particolare, il dettaglio. In questo momento ci occupiamo solo dello schema per trovare la posizione e come si dice, e come i tratti si rapportano uno con l'altro, i rapporti e la struttura. Poi magari sul discorso particolari, eccetera, eccetera, faremo altre lezioni in futuro. Adesso dobbiamo andare a trovare dove si trova la bocca sullo schema che abbiamo fatto. Vi ricordate, abbiamo visto, anzi, faccio una cosa, passo a un foglio nuovo e faccio un disegno un pochino più grande, così lo vedete anche meglio, perché mi sa che ero partito con dei disegnini un po' troppo piccolini. Allora, l'unico problema è che lavorare con la webcam in faccia non è facilissimo e quindi allora, quindi qua abbiamo la nostra croce, il cui braccio è un terzo della lunghezza verticale della croce.
Facciamo il nostro ovale bello abbondante, soprattutto di sopra, perché avete presente la testa umana, la parte di sopra è una specie di cupola, no? Sotto lo lasciamo leggero perché in realtà andremo a stringere a un certo punto. Allora, quindi la nostra struttura di base è questa. Qui facciamo la divisione in 5 parti uguali per trovare gli occhi che saranno nel secondo e nel terzo segmento. Quindi qui appunto andiamo a accennare la presenza di un occhio molto accennato appunto graficamente, molto semplice. Come vi ho accennato prima, l'occhio è appeso a questa linea, non è proprio nel centro, che alcuni manuali dicono nel centro, in realtà diventa un pochino alto. Questo lo divido a metà, abbiamo detto tiriamo giù delle linee che partono dagli angoli interni degli occhi per trovare la base del naso, che equivale al segmento centrale qua sopra uguale alla larghezza degli occhi. Poi andremo a definire un pochino questo tratto. Ecco, a questo punto dobbiamo andare a definire dove è collocata la bocca. Per questo allora, la parte inferiore del nostro ovale che abbiamo diviso a metà per trovare il naso, la parte più bassa, la divisione più bassa, quindi a questo punto sarà il quarto più in basso del nostro ovale, questo qui, lo dividiamo in tre parti uguali. 1, 2, 3. Tre parti uguali. Allora, partendo dal naso, la prima divisione è dove troveremo il taglio della bocca. Quindi il taglio cosa vuol dire? Vuol dire dove si incontrano le due labbra. Quindi sotto avrò il labbro inferiore e sopra quello appunto superiore, che normalmente è sempre in ombra, mentre invece quello di sotto è in luce. Anzi, è una delle parti normalmente di un volto più in luce. La larghezza della bocca, come la trovo? La trovo portando giù delle rette dal centro dell'occhio, quindi da dove si trova fondamentalmente la pupilla. Tiro giù delle rette verticali che arrivano a intersecarsi con questa della prima divisione della parte inferiore, quella lì che abbiamo del quarto inferiore del nostro ovale, e qui troviamo, diciamo, la larghezza della bocca. A volte la bocca può sembrare più piccola, più grande, a seconda di cose che fanno parte sempre della struttura bocca, ma magari non sono il labbro, per esempio le puntine laterali. Io magari posso avere una bocca che ha delle labbra molto piccoline, però magari ho queste rientranze, no? Queste puntine che fra l'altro spesso e volentieri mi danno anche tanta espressione. La divisione in tre di quest'ultima parte ci dice anche un'altra cosa, perché l'ultimo tratto, quello più vicino alla fine, è la scatola del mento, la cosiddetta scatola del mento, che può variare ed essere grande come la bocca o un pochettino più appuntito. A questo punto noi possiamo andare a trovare dove stanno le orecchie, che a questo punto diventa abbastanza facile da vedere in questo schema, è abbastanza intuitivo. L'orecchio normalmente nasce all'altezza del naso, per cui questa retta che abbiamo tirato
Allora, mi dicono che abbiamo ancora solo pochi minuti, 10 minuti, per cui andiamo a completare questa parte qui del frontale. Io avrei voluto farvi vedere anche il tre quarti. Magari per il tre quarti faremo una lezione settimana prossima. Allora, le orecchie appunto stanno in questa zona qua. Sono però dentro al mio ovale. Sono già dentro al mio ovale. Non sono attaccate al mio ovale. Infatti, una cosa interessante è che, oddio, poi dipende, se uno ha delle orecchie particolarmente importanti, un pochino possono magari uscire. Però in questa zona qua abbiamo l'orecchio. Ora non lo stiamo a definire più di tanto, ma lo definiamo solo come forma. Qui abbiamo la mandibola, l'angolo della mandibola che si unisce al mento. Vedete come adesso comincia piano piano a diventare un volto credibile. E il discorso che vi dicevo, l'ovale è il mio spazio di lavoro, non è il volto e non è neanche la testa, ma è lo spazio di lavoro. Allora, abbiamo trovato tutti gli elementi che ci servono per andare a disegnare correttamente i nostri lineamenti. Poi sul dettaglio ci andiamo in un secondo momento. Allora, altre cose importanti di questo schema. Vedete che comunque molti quando vedono per esempio la divisione dell'ovale con la croce e gli occhi posizionati così al centro dello schema, pensano: no, ma è troppo basso, no? Perché uno è abituato a percepire gli occhi più alti in un volto. Ma perché? Perché ci sono i capelli, per esempio, l'attaccatura dei capelli, che riempie molto visivamente. Vedete che in realtà adesso che sto cominciando a metterci vari elementi come appunto possono essere capelli, cose del genere, vedete come tutto sta cominciando a tornare a diventare plausibile. Una Domanda. domanda, posizionate Ecco, Maria Elena, proprio, guarda, stiamo andando proprio in quella direzione lì. Stavo proprio per dire questa cosa. Allora, lo schema è questo, però noi dobbiamo pensare a quello che vi ho fatto vedere all'inizio, la struttura ossea. Ve la ricordate la struttura ossea? Ecco, io adesso con un altro colore, con la matita, vi faccio vedere dove, per esempio, è posizionata l'orbita. L'orbita è posizionata in questo punto qui. Come fosse un occhiale da sole. Ecco, alla parte, diciamo, la parte alta dell'orbita coincide con un'altra struttura importante del volto, che è l'arco sopraccigliare, che è questa specie di lo vedete, no? Anche su di me. Alla fine della fronte, prima dell'occhio, c'è questa specie di protuberanza, come fosse un elmetto che esce fuori un pochino il bordo. Ecco, l'arco sopraccigliare, oltre a essere una grande protezione per l'occhio, perché l'occhio, dovete considerare, l'occhio è un organo interno. È l'unico organo interno che abbiamo che fuoriesce dalla struttura, per cui deve essere molto protetta. Allora, l'arco sopraccigliare proprio è una struttura ossea atta a proteggerlo, a difenderlo, come per esempio lo zigomo e come anche il naso, sia la parte ossea che la cartilagine del naso. Se io cado e picchio una musata per terra, magari mi rompo il naso,
ma l'occhio si salva perché appunto c'è questa struttura. Allora, sull'arco sopraccigliare, proprio esattamente sull'arco sopraccigliare, c'è la sopracciglia, per cui vedi Maria Elena che trovo molto facilmente dove andare a collocare questo elemento se mi ricordo di osservare il volto in profondità, no? Perché si vede molto molto bene questa struttura qua dell'orbita, l'arco sopraccigliare, ma poi in realtà si vede molto bene tutto, anche la mandibola, quando faremo il tre quarti vedrete come tutto questo è molto molto evidente. Ora, io quello che vi suggerisco è questo: provate a prendere un modello fisico, quindi magari qualcuno che è in casa con voi che si presta, oppure una fotografia. Deve essere frontale perché non abbiamo avuto tempo di fare né il profilo né il tre quarti. La prossima volta, magari venerdì prossimo, faremo proprio queste cose. Provate a disegnare questo volto e concentratevi però su una cosa: l'applicazione dello schema, la ricerca dello schema sul modello e l'applicazione. Non vi curate troppo dei particolari, non vi curate della somiglianza, della verosomiglianza, ma soprattutto di stare nello schema come è stato visto finora. Io poi magari vi metto nello spazio dei commenti più tardi stasera un link a cui potete scaricare una sorta di dispensa dove trovate questo procedimento chiaramente descritto, che poi sono le immagini appunto che vi ho fatto vedere all'inizio. Adesso mi sa che dobbiamo chiudere e appunto volevo solo ricordarvi due cose. Innanzitutto ci saranno appunto le repliche durante il fine settimana, quindi domani e domenica, di corsi e di lezioni già fatte in precedenza. Dal lunedì invece alle 16 ci saranno le lezioni per i bambini Kids, Lapis Kids, alle 18:30 continueranno le dirette invece per gli adulti. Vi ricordo inoltre che dal 27 di questo mese comincerà appunto il mio corso di disegno con la penna a sfera. Come vi dicevo, è un corso di 6 lezioni, non è esclusivamente disegno con la penna a sfera, nel senso che comunque attraverso il disegno con la penna a sfera, attraverso questo strumento che è molto versatile e molto interessante, proveremo ad affrontare vari aspetti del disegno, dal ritratto, la natura morta, il paesaggio, e magari ci infileremo anche un po' di tecniche miste, acrilico, acquerello, eccetera, eccetera. Per cui sarà una cosa piuttosto varia e interessante. Vi potete iscrivere dal sito, per cui poi magari vi mettiamo anche i riferimenti per farlo. Se avete domande, potete farle oggi o anche nei prossimi giorni. Bene, direi che abbiamo detto tutto. Spero che la lezione sia stata interessante e venerdì prossimo magari continuiamo per fare il tre quarti. Buona serata a tutti.